esempio, lei potrebbe essere... Siamo in compagnia di Roberta Sibò, presidente dell'Associazione Donne per la Sicurezza, e io sono qui a manifestare per l'interruzione senza avviso del servizio mobilità individuale con i taxi, che veniva effettuato dal 3570 e da Pronto Taxi 6645. Tutto questo è accaduto perché il 27 settembre è finita la convenzione con queste cooperative e purtroppo è stato stravolto tutto il servizio. Noi non capiamo il motivo, perché era un servizio efficiente, oltretutto è un servizio pubblico, il 3570 con 3700 vetture, più c'era Pronto Nonno, noi ci trovavamo benissimo, anche perché erano anni che auspicavamo un servizio di questo genere. Quante sono le persone a Roma capitale con disabilità a vario titolo che hanno bisogno di questo servizio? Allora, è stato fatto un bando e quindi c'erano già diverse persone che usufruivano del servizio. In più è stato aperto un bando a maggio, abbiamo dovuto rifare anche i vecchi usufruitori, abbiamo dovuto rifare la domanda e quindi si sono aggiunte altre persone e siamo circa 1200. Per fortuna, dopo 35 anni che noi abbiamo il servizio, sono stati inseriti anche gli psichici. È un avvenimento molto importante perché gli psichici fino adesso non erano proprio considerati. Sentiamo Lavinia Mennuni, già onorevole del Comune di Roma, perché l'unico fazione politica, partito politico che sta affiancando i disabili in questa situazione è Fratelli d'Italia. Che cosa ci dice su questa situazione? Ma dunque, la situazione è veramente incredibile, perché praticamente noi oggi abbiamo avuto una commissione consigliare mobilità, di cui io sono membro, e sociale, che è stata ottenuta grazie ad una pressione molto forte del nostro gruppo, che ha presentato la richiesta in base ad un certo articolo del regolamento con 10 firme, perché altrimenti non avrebbero neanche fatto la commissione consigliare. Oggi abbiamo in consiglio comunale, dopo che abbiamo preso atto che questo avviso non ha funzionato e quindi di fatto a Roma oggi i disabili non hanno più un servizio efficiente di trasporto, e questo la manda indietro anni luce rispetto a quello che dovrebbe essere una grande capitale europea, abbiamo chiesto al sindaco Raggi di sottoscrivere una mozione che abbiamo immediatamente presentato in Assemblea Capitolina, perché abbiamo necessità di modificare il regolamento che è alla base di questo avviso pubblico che è stato emanato. Ora abbiamo anche chiesto al sindaco di ricevere tutte le delegazioni, io direi tutti i disabili che sono qui oggi, ma quantomeno delle delegazioni, perché è urgente e necessario che si vada a mettere mano ad un rinnovamento immediato del regolamento, perché altrimenti le persone continueranno ad avere un disservizio. È emerso oggi in commissione che mentre al giorno c'erano 300 trasporti che venivano effettuati, ora siamo sulla media di 60 trasporti giorno. Quindi non è 1200 aventi diritto. Aventi diritto, e anche sugli aventi diritto c'è una questione che è emersa, vale a dire che il bando è stato effettuato, a mio modo di vedere, in modo errato, perché si richiedeva la necessità di avere il permesso del veicolo, molte persone non avendo il veicolo non lo avevano e quindi si sono trovate escluse a monte. Ora io dico, chi ha un problema di questo genere ancora di più dovrebbe essere favorito. Quindi ecco, ci sono veramente delle situazioni che debbono essere urgentemente riviste.